palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Pino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni il cuore pieno di paura. Pino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno peso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Vino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Ma Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. Amici sportivi, buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Dunque, pareggio del Pescara a Novara, un tempo per uno. Il Pescara ha giocato meglio nel secondo tempo, Pescara che è risultata una squadra trasformata, quella di Pillon è sicuramente una squadra trasformata rispetto a quella che avevamo visto nella prima parte, un po' in tutto il campionato. Dunque, salvezza molto vicina, non ancora raggiunta, ma molto vicina. Al Pescara basterebbe in definitiva un punto. Parleremo di questo, quindi delle aspirazioni ormai della salvezza e anche del derby molto importante con l'Ascoli di sabato allo Stadio Adriatico, con gli ospiti di questa sera. Innanzitutto un saluto a Walter Nerone e Luigi Mascia. Buonasera, buonasera a entrambi. Buonasera. Allora Walter, possiamo dire che questo Pescara e questa salvezza che deve ancora essere raggiunta matematicamente è un po' targata Pillon? Sì, sì, targata Pillon, perché indubbiamente il Pescara di adesso sembra un'altra squadra rispetto a quello di prima, anche se dal punto di vista tecnico il Pescara è sempre stata una, diciamo, rispettosa distanza, tranne forse un paio di settimane, dalla zona
dalla zona calda, però indubbiamente il lavoro di Pillon sta riscuotendo meritati consensi da tutti, ha ricreato un ambiente intorno alla squadra che da un po' non si vedeva, magari non entusiasmo ma almeno fiducia, credibilità, motivazione. Secondo me è una piccola grande impresa quella che ha fatto Pillon, che speriamo sabato venga suggellato dal risultato, se non definitivamente aritmetico, diciamo abbastanza diciamo blindato, sicuro, anche se secondo me già adesso non rischia, perché ci vorrebbero davvero una serie di coincidenze, come disse qualcuno qualche anno fa, straordinariamente straordinarie, per rimettere il Pescara in discussione. E se adesso siamo un po' più tranquilli, il merito va dato a Bepi Pillon. Allora Luigi, un Pescara più equilibrato, più maturo e persino più cinico. È un Pescara concreto e rispecchia fedelmente, come è una regola fissa nel calcio, il carattere dell'allenatore. Pillon è un uomo navigato, un uomo che conosce il calcio, abbiamo detto che dà un'idea immediatamente di solidità, e questa solidità l'ha trasmessa ai suoi giocatori, in fin dei conti un parco giocatori, se si escludono i senatori che sono comunque ai margini per infortuni, è un parco giocatori sostanzialmente giovani. E quindi questi giovani avevano bisogno proprio di una figura come Pillon, va dato atto a Repetto di aver indovinato perfettamente il personaggio che in quel momento occorreva al Pescara e che è stato salvifico rispetto alla situazione che il Pescara aveva e che francamente ha fatto preoccupare tutti. È un Pescara concreto, è un Pescara cinico, un Pescara che sa reagire. Diciamoci la verità, anche con Zeman il Pescara molto spesso finiva per perdere partite che prendevano una certa piega, che ci sono ancora a Pescara quelli che rimpiangono il profeta Boemo. Invece con Pillon, l'ultima partita è quella con il Novara, abbiamo visto anche un Pescara double face, che il primo tempo ha subito la squadra piemontese, ma poi nel secondo tempo ha avuto la forza, la capacità di reagire, di riacciuffare la partita e addirittura anche di rischiare di vincere una partita che dal mio punto di vista era molto difficile, perché Novara si giocava in casa le ultime speranze di salvezza o quantomeno la possibilità concreta di evitare i play-out che invece sono dietro la porta. E quindi grande merito a Pillon, il rammarico è che il Pescara non abbia chiuso prima attraverso magari una vittoria con Novara stesso, che poteva anche arrivare alla fine in quel secondo tempo, non possa aver chiuso il discorso salvezza e non possa invece aver aperto il discorso programmazione, quello relativo al prossimo anno, con Pillon oggi trionfatore e quindi la possibilità già di immaginare quale possa essere la guida tecnica del Pescara per il prossimo anno. Gli altri ospiti della serata, allora ci sarà il derby sabato tra Pescara ed Ascoli, allora abbiamo direttamente da Ascoli Andrea Ferretti, buonasera Andrea. Buonasera. Andrea buonasera è direttore di Cronache Picene ed è collaboratore del Corriere dello Sport, quindi allora Andrea, di qua si parla di un possibile risultato che debba portare il Pescara alla matematica anche salvezza, dall'altra parte c'è un Ascoli che invece viene con la volontà anche di vincere questa partita, o no? Beh, sicuramente con i tre punti l'Ascoli avrebbe risolto il problema, gran parte risolto, cioè quasi definitivamente. Ascoli-Brescia a quel punto è una partita che è così, rispetto a quella che dovrebbe essere oggi, sarà tutta un'altra partita con il Brescia che arriverà al Del Duca praticamente già salvo, perché lo è, insomma, per cui sarà, non dico un amichevole, ma sarà, se servirà un punto, sarà una di quelle partite così farlocche di fine stagione, come ce ne saranno altre in queste due giornate,
con squadre che ci sono molti scontri diretti dove sono coinvolte anche squadre che hanno bisogno del punto sicurezza playoff o della posizione playoff, e quindi io credo che l'Ascoli venga per vincere. Poi che non si fanno i conti, ce lo ha detto Pillon pochi giorni fa, subito dopo la partita, l'ho sentito da lui, ma io credo che poi gli allenatori e i loro collaboratori in questi giorni trascorrano l'intera giornata e forse anche la notte con i calcoli di tutto quello che può succedere. Dicono di no, però la realtà è quella. Per cui io credo che l'Ascoli abbia bisogno di questi tre punti, giochi per vincere. Quantomeno il primo tempo sarà così, secondo il mio punto di vista, la mia esperienza accumulata in tanti anni di queste situazioni che ho vissuto in prima persona. Poi chissà nel secondo tempo, perché una volta c'erano le famose radioline, oggi ci sono altri sistemi di comunicazione, però ecco, i risultati degli altri campi sono determinanti e condizioneranno i giocatori che in campo corrono ma parlano pure tra loro. Certo. Con noi Luigi Abete. Buonasera, Luigi. Buonasera. Luigi è presidente dell'associazione Armonie, che ha organizzato la bellissima manifestazione di solidarietà, le partite di solidarietà dello Stadio Adriatico di domenica, e dunque parleremo di questo, anche se quella non era una partita per la salvezza, insomma. No, quindi da questo punto di vista si poteva giocare tranquillamente e tra amici. Eh sì, quella è stata una partita più per sensibilizzare la gente nei confronti di persone che hanno delle difficoltà. Quella di sabato sarà una partita un po' più difficile da parte del Pescara, perché comunque la partita con l'Ascoli è una partita risentita proprio anche dalle tifoserie. Infatti mi sa che un'intera curva, la curva sud, è stata assegnata ai tifosi dell'Ascoli, che verranno in abbondanza. Spero che ci sia da parte nostra tutto l'appoggio nei confronti della squadra, pure perché sta meritando, diciamo, l'appoggio dei tifosi del Pescara. Sono previsti circa 10.000 spettatori, diciamo che 1.500 verranno da Ascoli più o meno, sì, quindi insomma anche sarà un bel spettacolo allora. Sì, questo sì. Senz'altro. Massimiliano Pignoli, buonasera. Buonasera e benvenuto per la prima volta nella nostra trasmissione. Grazie per l'invito. Ci mancherebbe. Allora, spesso il presidente Daniele Sebastiani ha detto, in epoca più recente, non nelle ultime partite, sarebbe una stagione fallimentare se il Pescara non raggiungesse i play-off. I play-off non sono stati raggiunti, il Pescara ha rischiato e rischia ancora di essere coinvolto nella lotta per la retrocessione nei play-out. E a questo punto, secondo te, quale sarà la valutazione del presidente Sebastiani? Non parla in questo momento, ha deciso di non parlare fino alla fine del campionato, ma se parlasse, secondo te, direbbe la stessa cosa? Beh, dovrebbe dire la verità, dovrebbe dire che ha fallito perché si era partiti con altri intenti, cioè quelli di comunque di fare i play-off. Invece stiamo lottando per non fare i play-out, per cui un fallimento, una stagione, come si suol dire, nata male, e speriamo che non finisca peggio. Sono sicuro che domani i ragazzi, sabato i ragazzi ci daranno una grande soddisfazione. Ho sentito che lo stadio, insomma, presenterà un buon numero di spettatori. Sono sicuro che i ragazzi della curva si faranno valere come hanno fatto del resto tutto il campionato, che sono stati sempre presenti in trasferta e soprattutto in casa. C'è questo mini esodo di tifosi dell'Ascoli qui a Pescara che non si era mai verificato, quando noi in realtà siamo sempre andati forse più del doppio di quelli che vengono oggi, sabato verranno a Pescara, per cui sarà una bella partita combattuta e anche di spettacolo tra le due tifoserie, ma quella di Pescara, non me ne voglia l'amico di Ascoli, è sicuramente superiore. Allora, Benedetto Gasbarro, buonasera. Buonasera, bentornato Benedetto.
Allora, alla luce di tutto quello che ci siamo detti, se il Pescara dovesse, come ci auguriamo tutti, raggiungere la salvezza, che voto daresti a questa stagione? Complessivamente. Insomma, è difficile dare un voto perché la posta in palio di sabato è veramente importante, alta da parte di tutte e due le formazioni, in quanto, come si è detto poc'anzi, il Pescara è partito sicuramente per fare tutt'altro campionato, una stagione che ha visto tanti tanti episodi, che stava forse anche degenerando, abbiamo rischiato veramente tanto, perché ci sono state quelle partite post Zeman in cui la squadra difficilmente riusciva a giocare, i risultati non ne arrivavano, spogliatoio che da più parti insomma non è stato sicuramente non ci ha fatto vedere un gruppo compatto, tanti episodi anche in campo, gerarchie forse un po' ribaltate e situazioni che non lasciavano presagire insomma nulla di buono. Fortunatamente in quella circostanza il presidente Sebastiani si è fidato di Giorgio Repetto e di conseguenza la scelta sul tecnico è andata su Pillon. E a Pillone gli va dato atto che nonostante diciamo i suoi 62 anni, perché ricordiamo in quei momenti altri erano i profili sondati dalla società, altri allenatori di più giovani senza curriculum che forse avevano pretese economiche e contrattuali sicuramente superiori rispetto a molti altri profili, e questo ci ha portato fortunatamente ad uscire fuori dalla crisi. Bene, a questo punto ricordo il numero per i vostri messaggi tramite WhatsApp, 388-1244688. Sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice, sbalordito, non t'ho vista mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Senza parole, clicca se seguici. Bene, torniamo in diretta dunque e iniziamo a parlare di questa partita che è importantissima, diciamo, per i due aspetti, un po' perché è un derby, ma soprattutto perché al Pescara manca qualcosina per raggiungere la salvezza, e dall'altra parte troverà una squadra sicuramente agguerrita. È anche uno scontro un po' particolare tra allenatori: da una parte l'allenatore del Pescara Pillon con il suo 4-3-3, dall'altra l'allenatore Cosmi, che qui a Pescara conoscono tutti e che forse qualche sassolino nei confronti del Pescara se lo vuol togliere, con il suo 3-5-1-1. Quindi è uno scontro anche tra due allenatori che conosciamo bene, due allenatori molto diversi, diciamo, tra di loro, anche caratterialmente. Tra l'altro Pillon ad Ascoli ha fatto molto bene, ha lasciato dei bei ricordi. Direi che c'è anche questo paragone a distanza del buon lavoro, dell'ottimo lavoro fatto da Pillon ad Ascoli, è una stagione che invece Cosmi non è riuscito mai a indirizzare nel migliore dei modi. Adesso francamente delle cose interne dell'Ascoli ne so abbastanza poco, per cui non so fin dove arrivano le carenze di una struttura, di un organico, e dove invece magari qualche sopravvalutazione o sottovalutazione del tecnico di qualche elemento. Certo, diciamo, l'Ascoli lì all'inizio non ce lo vedeva nessuno, come nessuno ci vedeva il Pescara, siamo onesti, però ecco,
Un altro fattore comune era quello che proprio i due allenatori probabilmente hanno, tra virgolette, drogato le quotazioni delle rispettive squadre. Per la formazione del Pescara la gente non la guardava perché c'era sottoscritto Zeman, quindi ergo questa squadra deve strapazzare tutti. La formazione dell'Ascoli magari la guardavano un pochino in più, ma sotto c'era Cosmi, e allora dice vabbè, se ci sta Cosmi sarà qualcosa di buono. Secondo me erano due squadre, cioè, si sono rivelate due squadre molto sopravvalutate. Io di quella iniziale del Pescara dicevo che se faceva benissimo poteva entrare nei playoff, poi l'abbiamo indebolita a gennaio e giustamente è importante evitare i playout. E quindi è una partita anche fra due allenatori adesso che affrontano una fase di particolare della stagione con la loro mentalità, quella del grande motivatore, del, diciamo così, dell'agonismo anche esasperato qualche volta, diciamo, che piace a Cosmi, anche se io ricordo diversi anni fa che il Cosmi del, diciamo, il Cosmi famoso, il Cosmi delle qualificazioni, delle qualificazioni in Europa, forse giocava un po' di più il calcio, giocava meglio secondo me, e quello magari un pochettino meno rude di Pillon, ma molto organizzato, molto ben organizzato, e che ha riscoperto alcuni valori in una squadra e in alcuni elementi. Qua mi dispiace tornare su, mettere il dito su una piaga, in alcuni elementi che viceversa Zeman aveva, non dico bocciati, ma comunque, insomma, parlo di Capone, che non sta facendo stravedere, però sicuramente in quest'ultima fase è più utile alla squadra, ha ampi margini di miglioramenti, ha dei momenti di vuoto, delle ingenuità, è un ragazzino, insomma, deve maturare, però l'abbiamo ritrovato un po', abbiamo ritrovato anche Pettinari sotto certi aspetti, lo stesso Valzania, per non dire di Brugman, che ha avuto il piccolo vantaggio che Pillon lo conosceva già, e quindi mentre per qualche giocatore Pillon ha preso a riferimento l'impiego che ne aveva fatto Zeman prima di lui, nel caso di Brugman ha lavorato di suo, ha detto per me questo qua se non lo metto lì non faccio l'interesse della squadra, e non si è posto il problema, e quindi ha fatto tornare un po' i conti, magari non per questo possiamo dire che abbia fatto chissà quale grande impresa, o completerà credo sabato magari un buon lavoro, però è stato umile il giusto, saggio e anche un po', come dire, propositivo, un po'. Ha conquistato un po' la piazza, diciamo. E questo è il fattore sicuramente più importante. Tra poco ne parleremo, pubblicità, poi torneremo in diretta. 22:58 minuti, torniamo in diretta dagli studi di Rete 8. E dunque, dicevamo di questo Pescara che affronterà l'Ascoli. E tra gli uomini che meglio sta facendo in questo finale di campionato, non so se siete d'accordo, è Macin. Tu che ne pensi? Penso, è un giocatore penso, che si sta dimostrando di valore. Penso che questa sia stata una ulteriore intuizione di Pillon. Macin è un giocatore entrato a gennaio, di solito i mercati di gennaio del Pescara negli ultimi anni non mi sembra che siano stati particolarmente fortunati, però invece in questo mercato che ha portato un Falco lungodeggente, un Yamga oggetto misterioso, altri giocatori che non mi pare che abbiano dato forse un contributo. Forse Gravion sta rendendo abbastanza Gravion bene in queste ultime partite. Con Pillon, insomma. Però. E invece Macin era l'elemento, qualcuno dice Macin, comunque è lui. È uno di quegli elementi che invece sta dando equilibrio al centrocampo e riesce ad essere complementare
a Brugman e a Valsania, e il tridente di centrocampo del Pescara oggi è un tridente di tutto rispetto. È un tridente di categoria. L'alternativa a Palazzi. Ed è l'alternativa a Palazzi, ed è un tridente di categoria e probabilmente anche da squadra da alti ranghi della classifica. Poi il resto del Pescara purtroppo ha dimostrato di non esserlo da alti ranghi, ma oggi quel centrocampo è un centrocampo di tutto rispetto. Volevo fare una notazione sul fantastico incrocio tra Cosmi e Pillon, perché Pillon è uno che ha scritto una pagina importante di storia ascolana, lo può dire Andrea che è qui. E Cosmi è uno che non ha scritto una pagina di storia pescarese, però sicuramente i pescaresi nel bene o nel male lo ricordano come un personaggio così particolare e così caratteristico quale Cosmi ha. Quale Cosmi è. Poi volevo anche ricordare che Ascoli mi rievoca immediatamente anche un grande maestro di calcio che si chiama Cetteo Di Mascio, che oggi è l'allenatore della Primavera dell'Ascoli. Dopo aver scritto invece pagine e pagine di storia importante del calcio giovanile a Pescara, e non soltanto del calcio giovanile a Pescara, Walter, che sì. Ricordo che Cetteo ha avuto anche un'opportunità, credo di ricordare, molto breve, ma comunque anche alla guida della squadra maggiore. Però Cetteo Di Mascio sta facendo molto bene e secondo me è un personaggio pescarese, puro sangue, orgoglioso di essere pescarese, rimpianto dai pescaresi, perché ha dato la possibilità a tanti giovani giocatori di Pescara e comunque nell'orbita del Pescara di emergere, e oggi sta facendo molto bene ad Ascoli, perché l'Ascoli si accinge a disputare i play-off del campionato Primavera 2 e credo che domenica, proprio per evitare la concomitanza con la partita dell'Ascoli con il Pescara, non giochi sabato ma giochi domenica una partita con lo Spezia. Mi piaceva sottolineare anche questo aspetto, perché anche il calcio giovanile è importante, ruota intorno al calcio giovanile un mondo molto molto significativo. Allora, abbiamo parlato di Macin, andiamo ad ascoltarlo. Macinin. Manca davvero l'ultimo sforzo e poi sarà salvezza. Sì, manca una partita importante, tosta, contro un avversario difficile, con un grande allenatore che verrà qui a fare la guerra, quindi dobbiamo stare attenti dal primo all'ultimo minuto e prenderci questa salvezza matematica. Hai detto grande allenatore, Sesse Cosmi, tra l'altro ex di questa partita, ma è stato anche tuo allenatore a Trapani. Sì, sei stato il mio allenatore, certo che ho avuto per problemi fisici poco spazio, ma da quello che ho vissuto per me lui è un grande allenatore. I tifosi chiedono una vittoria, anche perché questa è una partita molto sentita. Sì, chiaro, questo secondo me è una partita per noi, per i tifosi, per la società importante, per la salvezza e poi per dare tipo salutarci e salutarci al meglio per la prossima stagione con i nostri tifosi. Quindi niente calcoli, no, perché insomma a voi basterebbe in teoria un punto. Sì, ma nel calcio non puoi, può succedere di tutto, quindi non puoi andare a cercare il pareggio, devi giocare tutte le partite per vincerle. Che cosa è cambiato con Pillon? Secondo me l'organizzazione della squadra è cambiata, forse, non lo so, si è creato un clima diverso nello spogliatoio. Sei un centrocampista di grande qualità, non abbiamo ancora capito il tuo vero ruolo, perché potresti anche essere un regista, ma anche un trequartista. Potrei esserlo, sì, come hai detto, giusto, ma secondo me io basta che sia a centrocampo dove mi posso sviluppare meglio. Poi soprattutto ti trovi bene con chi ha i piedi educati come i tuoi, insomma con Brugman alla grande. Sì, chiaro, è un giocatore, per me è il più forte della Serie B, quindi non è difficile giocare con lui. Due gol, sempre al posto giusto, nel momento giusto, nei pressi dell'area piccola hai sempre fatto gol. Sì, è una cosa che è strana in me, al solito tiravo meglio da fuori aria, qui le mando tutte fuori e poi me le trovo là dentro, speriamo che posso farle in tutti e due modi, basta, è importante fare gol e aiutare la squadra. Tu sei di proprietà della Roma, c'è un riscatto che potrebbe essere esercitato, se non vado errato, dal Pescara, che cosa ti auguri? Io mi auguro il meglio per me, per la società. Vabbè, però è una risposta da 0-0 questa. Cioè, ti piacerebbe rimanere qui oppure insomma hai altre velleità? No, la sincerità. Sinceramente Pescara è una bella città, c'è un bel gruppo, c'è una tifoseria che ci tiene tanto alla squadra, quindi non è un brutto posto per starci, è bello.
Perfetto, grazie Pepin Machin, ancora meglio José. Ciao. Simpatico, molto umile, diciamo subito che il diritto di riscatto è di 1,5 milioni, vedremo che cosa accadrà a fine. Escluderei a priori che venga riscattata 1,5 milioni. Può darsi pure si può sempre rinnovare il prestito. Infatti questo, però comunque il diritto di riscatto è quello. D'altra parte. Allora, a questo punto io direi, vediamo se ci sono già dei messaggi da casa e poi avremo delle immagini, delle interviste particolari. Allora, questa squadra poteva al massimo fare decima, grazie Zeman, bravo Repetto e Pillon. Unico che ha dimostrato di non essere da Pescara, il presidente purtroppo. Speriamo bene per il prossimo futuro e sempre forza Pescara. Perché anche voi bypassate l'era Epifani? Forse perché anche voi, come altri, avete sostenuto che togliendo Zeman venivano i risultati. Però Pillon bravo, ma ha vinto con Spezia e Ternana solo. Noi giudichiamo quello che sta facendo in questo momento. Pillon, se domani l'Avellino non vince, il Pescara è salvo matematicamente. Forza Pescara, sempre e comunque. Un saluto agli ospiti presenti. Grazie. Come media punti siamo lì, Pillon, Zeman è un più 0,20 per Pillon con solo circa 7 partite però. L'anno prossimo non ci sarà la preparazione base di Zeman che oggi si vede. Ecco, questo è uno degli aspetti che io vorrei trattare un attimino con Benedetto, perché molti dicono sì, può essere confermato Pillon, però non sappiamo quanto di quello che sta facendo dipenda dalla preparazione di Zeman. Sicuramente Pillon non farà lo stesso tipo di preparazione. C'è questo timore secondo te? Io credo che Pillon, per quello insomma, che ci ha fatto vedere, ma il suo curriculum parla chiaro. Pillon ha avuto delle stagioni veramente trionfali. È vero, nell'ultimo periodo si è sentito poco, si è visto poco nei palcoscenici che merita. L'anno scorso non dimentichiamo comunque in Lega Pro la finale conquistata e poi persa con l'Alessandria. È vero, non ha iniziato da inizio stagione oramai da un po' di anni alla guida delle squadre, però sicuramente per quello che ci ha fatto vedere, per la sua semplicità, per il fatto di essersi presentato in punta di piedi, senza pretese, e riaccendendo un minimo di entusiasmo in una piazza comunque che oramai si stava distaccando completamente dalla propria squadra, Pillon merita la riconferma e sono sicuro, anzi, che proprio lui voglia dimostrare questo nuovamente, perché già tanto ha dato al mondo del calcio, perché lo torno a ribadire, non dimentichiamolo, lui ha allenato, è stata la guida di squadre che hanno portato a termine bei campionati con un bel gioco e portando anche degli ottimi risultati. Ricordiamo le parentesi di Chievo, di Treviso. Adesso negli ultimi anni purtroppo sappiamo le logiche del calcio moderno che sono guidate da determinate situazioni, però credo anche l'intelligenza del presidente Sebastiani per non ricreare una sorta di clima non proprio piacevole all'interno della piazza, credo che la riconferma di Pillon sia giusta, doverosa e sono convinto che potrà dire la sua anche nella prossima stagione. Secondo voi perché non interviene già questa conferma? Pignoni. Penso che sia una società che viva la giornata, l'ha dimostrato con la non programmazione. Si era programmato qualcosa che poi in realtà non è avvenuto, per cui adesso c'è il silenzio, si aspetta sicuramente la matematica salvezza, che è una vittoria di Pirro, e poi probabilmente si inizierà a programmare, iniziando dalla conferma del DS, che poi sono la punta base per costruire una squadra, che fino adesso probabilmente è stata fatta dal presidente in collaborazione con l'IDS. Io penso che in una società ci sia il presidente e poi ci siano le persone competenti per costruire una squadra di calcio, che sono i direttori sportivi. Quindi si parte da lì per poi confermare eventualmente l'allenatore. Però io voglio stare concentrato per sabato, perché ritengo che questa sia una partita fondamentale, come dicevo prima, anche per dare un'unica soddisfazione
ai tifosi del Pescara, che se lo meritano e che da quest'anno abbiamo veramente tribolato le pene dell'inferno, perché è stata un'annata bruttissima. Si era partita, come ho detto prima, con delle aspettative e purtroppo cammin facendo ci siamo dovuti accorgere che queste aspettative venivano sempre meno e ci siamo ritrovati con quelle disgraziate, tra virgolette, partite di Epifani ai margini dei play-out e poi fortunatamente ci sono stati questi punti che ci hanno quasi tirato fuori. Manca un ultimo sforzo che verrà fatto sicuramente sabato. Ecco, nella partita solidale c'erano tanti personaggi famosi e meno famosi, conosciuti e meno conosciuti, e tra questi c'erano alcuni ex biancazzurri. E a loro abbiamo chiesto, ovviamente, in un momento così bello di amicizia tra tutti i partecipanti, anche di parlarci del Pescara, di farci un pronostico sulla partita con l'Ascoli. Ascoltiamo quindi intanto Antonio Martorella e Mauro Esposito. Sì, io parliamo un po' del Pescara. Qualche problema per l'intervista, allora vediamo un attimino se possiamo riprendere con questa oppure andiamo su una prossima, su questa. Benissimo, la vediamo. Alla trasmissione. Partita solidale allo Stadio Adriatico e sono solidale con Totò Martorella e Mauro Esposito, ex giocatori del Pescara, personaggi conosciutissimi in città. Allora, Totò, un campionato, quello del Pescara, un po' sotto le aspettative, e nelle ultime settimane Baby Pillone è riuscito a trovare la squadra giusta, il gioco giusto e probabilmente la salvezza. Sì, ormai ci siamo quasi, manca un punto, domenica sabato c'è un bellissimo derby con l'Ascoli in casa, partita sempre molto animata, molto accesa, a cui tutta la città ci tiene, però diciamo che la salvezza del Pescara non dovrebbe essere più in pericolo e questo consente anche di fare una semina per l'anno prossimo. La mia opinione è che queste partite che ha fatto Pillon alla guida siano stati funzionali anche per la programmazione dell'anno prossimo. Che cosa si è sbagliato quest'anno secondo te? Sicuramente non c'è stata la parte societaria e la parte tecnica, specie nella prima parte della stagione, non hanno avuto la stessa visione dell'annata e quindi quando poi tra la proprietà e la guida tecnica non c'è la stessa visione, si possono creare evidentemente delle incomprensioni che fanno risentire sul risultato finale. Io continuo a dire, tra l'altro veni pure ospite nella tua trasmissione, che secondo me il Pescara non era sicuramente da promozione diretta, probabilmente poteva viaggiare tra il sesto e il nono posto e quindi magari rientrare nei playoff, perché secondo me la cifra tecnica della squadra poteva dire quello. E appunto il problema di divergenza di vedute tra proprietà e staff tecnico ha indebolito un po' la situazione, secondo me. Però non tutto il male viene per nuocere, perché ripeto, magari da quest'ultima parte di stagione si trovano le motivazioni, gli stimoli per una buona programmazione per l'anno prossimo. Mauro Esposito, se dovessi decidere tu, confermeresti Baby Pillon? Ma Pillon sicuramente sta facendo un ottimo lavoro, è un tecnico che ha grandissima esperienza, il suo passato lo dimostra, perché ha fatto grandi cose, ha vinto tanti campionati, quindi questa squadra bastava poco per raddrizzarla, quindi lui ha avuto la forza, il coraggio di prendere questa squadra in un momento delicato e la sta portando a una meritata salvezza. Io mi auguro appunto che ci sia ancora lui anche per l'anno prossimo, anche per dare un proseguo al lavoro che lui ha iniziato e che finirà quest'anno. Perché Zema non ha raccolto i soliti risultati? Il maestro di calcio non è riuscito a Pescara quest'anno a trovare il bandolo della matassa? Ma certe volte non è neanche facile far capire ai giocatori anche i suoi insegnamenti. Questa squadra forte, con giocatori comunque giovani, importanti, evidentemente non è riuscita a inculcare nella testa dei giocatori il suo
modo di giocare, e quando questo non riesce a un tecnico come Zeman diventa tutto più difficile. Un pronostico per il derby con l'Ascoli? Beh, una partita sentitissima, è un derby come hai detto tu, ma io mi auguro che il Pescara lo possa vincere e chiudere già sabato il discorso salvezza. Pronostico? Sì, io penso che il Pescara, alla luce anche della classifica attuale, al Pescara potrebbe anche andare bene un punto, però sono convinto che il Pescara porterà a casa la vittoria. Poi Pierluigi, consentimi di dire che insomma la manifestazione di oggi è per beneficenza, io punto, tu sono il mister della squadra Armonia di cui la stella è Mauro Esposito, punto tutto sull'estro di Mauro Esposito per farmi vincere questo triangolare. Totò, però ti ricordo che non sono più quello di 10 anni fa, quindi ce la metterò tutto, comunque più che altro è perché mi fa piacere essere qui per uno scopo benefico, e poi la partita viene in secondo piano in questo momento. Beh, allora non so se ci siamo chiesti tutti perché i giocatori che giocano nel Pescara poi tendono a rimanere, a vivere a Pescara. Evidentemente la città piace, questa domanda la dovrei fare a un ex sindaco. Abbiamo il mare, abbiamo un buon cibo, abbiamo una buona qualità della vita, vuol dire che Pescara, grazie a Dio, ha sempre un grande appeal. Dobbiamo dire che abbiamo avuto anche delle società che invece pagavano gli stipendi, davano gli appartamenti sulla Riviera, che magari uno se la trova e ci rimane. Società di calcio, Sì, sì, società di calcio, per l'amore di Dio. No, però questo vale non soltanto per chi ha lavorato nel mondo del calcio, vale anche per chi ha lavorato nel mondo dell'impresa, che ha lavorato nel settore bancario. Assolutamente. Ci sono tanti casi di persone che hanno incrociato Pescara anche per caso, gente che è venuta qui senza avere la più pallida idea di dove fosse Pescara, poi invece hanno stabilito la propria residenza qui, addirittura anche generazioni che poi si sono tramandate e si sono stabilite a Pescara. Come già da Repetto e Nobili, per dire, che stanno in squadra. Ecco, un altro personaggio è Michele Gelsi, che ora ascolteremo. E poi c'è, vedremo anche l'intervista a Lulu Oliveira, che l'altra volta mi è sembrato un tantino in trasmissione impreparato sul Pescara, stavolta è stato bravissimo. E poi il volo con Gianluca Ginoble. Vediamo queste altre interviste. Tra i tanti ex del Pescara, in questa partita anche Michele Gelsi. Ogni tanto ci si rivede tutti, una grande famiglia. Sì, queste sono manifestazioni dove ritrovi gli amici, è un modo per rivedersi e per stare insieme. Sono sempre disponibili perché è una bella cosa, sono cose che bisogna farle e non perdere mai l'amicizia. Torniamo al Pescara, un Pescara che ha avuto un'annata un po' travagliata, 3 allenatori tutti diversi tra l'altro tra di loro, Baby Pillon sembra quello che è riuscito a trovare il bandolo della matassa. Ma sì, dopo Zeman, a parte la parentesi di Epifani che ha avuto un po' di sfortuna per tante cose, per episodi, però penso che Pillon abbia trovato le corde giuste e abbia dato la scossa che non c'era stata prima. E adesso ci manca solo la matematica, ma una squadra come il Pescara non può stare a lottare. Ha qualità, ragazzi giovani di grande qualità, quindi penso che sabato sia l'ultima partita di sofferenza. E dopo quale secondo te deve essere il programma della società o il progetto, come molti lo definiscono? Pillone al primo posto? Ma io penso che Pillon abbia meritato, se tutto va come da programma, ha meritato la riconferma, anche perché ha toccato le corde giuste, si è fatto voler bene subito dalla piazza e questo non è facile in una piazza come Pescara. Quindi poi dopo deciderà sempre la società, io posso solo dare un giudizio da tifoso in questo momento qui e vivo a Pescara, però penso che i programmi sono da tenere lo zoccolo duro, i giovani importanti, se riesce a tenerli e ripartire con questo entusiasmo che ci porta in queste ultime partite. Secondo te qual è stato l'errore più grande di questa stagione? La campagna acquisti oppure che cos'altro, insomma? Perché la squadra non è da buttare. No, ma errori durante il campionato se ne fanno, prima, durante e dopo, però e dopo a fine campionato devi andare a valutare quello che sono stati gli errori o le cose fatte bene, e purtroppo non è che bisogna imputare il dito su uno o sull'altro.
dobbiamo cercare di, quando uno fa un'analisi, vedere poi di portare gli errori ai minimi termini. E penso che il Pescara con questa squadra qua, se parte con un entusiasmo come Pescara si rende sempre partecipe, penso che il prossimo anno, con tanti giovani che hanno fatto esperienza quest'anno, possono fare un altro tipo di campionato. Un pronostico per Pescara-Ascoli? Un pronostico in casa, Pescara deve, specialmente per l'importanza del risultato, deve fare il risultato a tutti i costi. Non dico di vincere, perché deve stare attento, deve fare una partita molto accorta, però penso che con l'entusiasmo che c'è adesso, la fiducia che hanno questi ragazzi, penso che il risultato sarà assicurato. È bello soprattutto quando una squadra disputa un campionato come questo che sta disputando il Pescara, la Serie B. È importante per il momento rimanere in questa categoria, perché non si sa mai che cosa può progettare il prossimo anno il presidente con ambizione che ha per il prossimo anno. Sarà, diciamo, una partita bella, perché quando c'è un derby i tifosi vogliono soprattutto una vittoria, ma io penso che dall'altra parte c'è Ascoli che ha bisogno sicuramente di più del Pescara. Penso che un pareggio per entrambi sarà bello, ma sicuramente quello che si affronterà e giocherà di meglio, dal mio punto di vista, porterà a casa la vittoria. Gianluca Genoble è qui del volo alla partita della solidarietà, un'iniziativa importantissima per il bene degli altri. Questa è la cosa più importante, più bella oggi. È una cosa molto bella, soprattutto per questa causa, appunto. E poi essere qui con tutte persone che conosco, sono per l'Abruzzo, per la nostra terra, tutti amici, con Dino Sempacorta, con Piero Mazzocchetti, per tanti altri che conosco molto bene. Mi fa molto piacere essere qui, poi soprattutto quando si parla di Abruzzo, questo ed altro. Fate del bene divertendovi poi. Diciamo che siamo anche abituati a giocare con la nazionale cantanti, i miei due colleghi, amici, Ignazio e Piero del Volo, quindi siamo anche abituati ad essere presenti in questi eventi di beneficenza. Per quanto riguarda la tua terra, tu conoscerai le vicende del Pescara, questa Serie B un po' particolare, il Pescara quasi salvo, ecco, che ci dici? Innanzitutto faccio un grande in bocca al lupo a Daniele Sebastiani per questo campionato, ma anche per il futuro. Poi devo dire che sono romanista, quindi che sono stato allo stadio tra l'altro contro il Liverpool, e devo dire che è stata un'amara sconfitta, però speriamo che sia il Pescara che la Roma, che sono nel mio cuore, ci siano giorni migliori, diciamo. Pronostico per Pescara-Ascoli? Beh, è chiaro che è forza Pescara sempre, che dobbiamo dire, speriamo bene. Allora, questo può essere l'auspicio, queste parole di Gianluca. E a questo punto, Luigi, possiamo dare appuntamento a una prossima edizione il prossimo anno? Penso di sì. E ormai ci abbiamo preso gusto a fare queste partite. Anzi, vorremmo fare proprio una squadra armonia dell'associazione che vada a giocare partite di beneficenza in tutta Italia. È un bel progetto, l'importante è essere solidali, e quindi quando ci sono queste iniziative sono ben accette, quindi complimenti. Insomma. Grazie. Allora, Andrea, iniziamo a parlare di questa partita. Hai ascoltato anche parole, diciamo, di speranza, di certezza da parte un po' di quelli che sono ex pescaresi o qui in questo studio. Ecco, l'Ascoli la vede in modo diverso. E che cosa si aspettano? Che Pescara si aspettano all'Adriatico? L'Ascoli si aspetta un Pescara che vuole chiudere il campionato davanti ai propri tifosi, come hanno detto un po' tutte le persone intervistate, non certo con una partita. Come dire, con un pareggio annunciato, no? Come capita in questo momento della stagione. Il Pescara vuole vincere, però la cosa più giusta l'ha detta Gelsi, se non sbaglio, no? Che era uno degli intervistati, da ex giocatore sa bene come funzionano queste cose, e l'ha detto, vincere sì, però attenzione perché è una partita pericolosa, e quindi, essendo una partita pericolosa, è prevedibile un pareggio che possa accontentare tutti. Il Pescara è salvo e l'Ascoli poi si prenderebbe la salvezza probabilmente battendo il Brescia, ma poi questo però deve accadere.
Per cui l'Ascoli giocherà per vincere, non può non dirlo, perché con 1540 tifosi al seguito mancano 70, 80, 90 biglietti. Quando sono venuto qui mancavano questi biglietti in vendita, ma credo che domani vanno via in un batter d'occhio anche questi altri. Con 1540 tifosi al seguito, che è stata la nota positiva della stagione, i tifosi sono salvati loro rispetto a quello che è stato l'andamento della squadra e rispetto a quello che è stato il lavoro svolto dalla dirigenza. Prima si parlava di campagna acquisti o comunque un gennaio, un mercato di gennaio che il Pescara non è stato fortunato in passato, quest'anno forse, anche se poi Pillone è arrivato a campagna acquisti già di rinforzo, come si chiama, già fatto. È stata fatta per Zeman, in effetti. Esatto, è stata fatta per Zeman, è stata fatta una campagna di rinforzo e c'è un altro anello che congiunge Ascoli e Pescara, che non è sì Pillone e Cosmi, che comunque sono ricordi recenti ma lontani. C'è invece un bel ricordo molto fresco di un bel regalo, di un bel pacco di Natale che è stato consegnato all'Ascoli Picchio dal Pescara, ma giustamente l'Ascoli Picchio l'ha acquistato molto volentieri, pagandolo anche profumatamente. Credo che si parli di un... Poi se poi li prenderà, come li prenderà, se questi soldi arrivano dalla Juve, quindi sono soldi che vengono scalati sulla cessione di Favilli o ancora quella di Orsolini, questi sono non mi addentro nei meandri contrattuali perché questi li conoscono solo loro, ma Ganz rappresenta qualcosa di, mi metto nei panni di questo ragazzo, qualcosa di preoccupante calcisticamente parlando, perché insomma parliamo di un giocatore che forse ha pagato più del dovuto questo cognome e dopo una stagione esaltante nel Como, ripeto però nel Como, c'è stato ma non perché Ganz doveva essere il salvatore della patria nell'Ascoli, perché poi ci si può azzeccare o meno, c'è stato un Monachello che si conosceva e non si conosceva, eppure Monachello ha portato un sacco di punti, se l'Ascoli non è retrocesso con un mese di anticipo, come poteva sembrare a un certo punto della stagione, lo deve ai gol di questo Monachello. Però Ganz, ecco, preoccupante questo ragazzo che ormai sono credo 2 o 3 anni che non gioca e che soprattutto non segna, ha avuto diversi allenatori. Non era il rinforzo da prendere, per cui qualcuno, passatemi la battuta, spera che nell'eventuale pareggio, vogliamoci bene, che magari a un certo punto della partita potrebbe star bene a tutti, perché ripeto sempre le vecchie radioline che oggi sono i cellulari, arriva qualche risultato da qualche altro campo e magari il pareggio va bene, qualcuno ci ha messo dentro pure, vabbè, si ricorderanno che insomma di questo Ganz. Questo è un po' quello che gira nell'ambiente dei tifosi, che anche per sdrammatizzare una partita dove io spero, e vorrei sottolinearlo e credo siamo tutti conveniamo su questo, che non debba accadere nulla al di fuori, ma anche perché poi oggi è un po' difficile che accada qualcosa. Io ricordo trasferte di 10 o 15 o 20 anni fa a Pescara, dove ancora c'era il contatto, oramai è impossibile, le tifoserie sono, se non qualche questore non vuole giocarsi il posto, ormai le tifoserie sono un chilometro di distanza, si guardano col binocolo. Poi c'è sto malvezzo che gli ospiti di solito li fanno entrare. Entrano prima, vanno via dopo, c'è questa cosa, i ragazzi hanno fatto, ma sarà capitato anche ai ragazzi di Pescara, no? I tifosi dell'Ascoli sono andati a Foggia, hanno visto il secondo tempo. A Terni, no? È capitato a Terni. Questo è qualcosa che non va. Capitato a Novara. Però se uno deve vedere un mezza partita anziché intera, però questo significa non avere il contatto, evitare, perché poi a proposito non è solo 15 o 20 anni fa, credo che 3, 4, 5 anni fa, qualcosa del genere, è stato un Perugia-Ascoli, ci sono stati dei contatti e poi come. E poi magari quel questore adesso farà qualche altra cosa, non lo so, però ecco, non c'è più. Tra l'altro abbiamo parlato di anelli di congiunzione tra Pescara ed Ascoli, ce n'è un altro di cui non abbiamo parlato e ovviamente va detto, anche se i più giovani forse non ricordano, ma ricordiamo tutti Carletto Mazzone, Mazzone è allenatore del Pescara, personaggio ascolano d'eccellenza, quindi Walter, tu che come me, noi l'abbiamo conosciuto quando era all'apice della sua carriera. Ecco, era un personaggio difficile. Carletto, sì, un personaggio, come dire, col quale poteva essere anche complicato sintonizzarsi, però era un personaggio genuino e
vero. Un personaggio vero, ecco, sì, vero, per cui cosa. Voglio dire, anche qualche sua esuberanza, qualche eccesso, diciamo, comportamentale o dialettico, normalmente, diciamo, si riusciva a inquadrare in un contesto contesto accettabile, perché insomma la memorabile sfuriata con i tifosi a Brescia, se ricordo bene, no? Bergamo. A Bergamo. Lui allenava il Brescia. Giusto, 3-3. Voglio dire, sì. Qualcosa che magari se lo faceva un altro, se lo facesse sì. tuttora un altro allenatore, potrebbe creare seri problemi. Con Mazzone un po' ricordava il nostro vecchio Tom Rosati, no? Il ceffone a Cozzella. Ci sono degli allenatori che sono personaggi a tutto tondo, dai quali accetti anche qualche eccesso di questo tipo, perché sai che dietro non c'è né la cattiveria né la rivalità, c'è l'istinto genuino, qualche volta magari un professionista dovrebbe controllare, però c'è l'istinto genuino di un uomo verace, di uno di quelli che, come si diceva sì. una volta, se non vuoi mandare a quel paese un amico, chi ci manda? Se non ci mandi il figlio, il giocatore, una fattispecie, sì. chi ci manda? Però è anche quello che poi finisce la partita, si va nello spogliatoio. E dobbiamo dire che Pescara di questi personaggi, soprattutto allenatori, ne ha avuti molti, quindi mi sorprende che sia stato così benevolmente accettato Baby Pillon, che forse di questi eccessi non ne ha, è una persona molto mite. Pillon è altra cosa, io adesso non è per polemizzare, ma insomma io non mi è passato, non ero distratto quando è passato quel messaggio sulla preparazione di Zeman. La preparazione di Zeman, cioè la cosa normale è che un allenatore prepara bene i giocatori, la cosa anomala è che i giocatori non corrono perché vengono preparati male. Quindi se Zeman fa correre i suoi, poi che lui voglia fare ancora i gradoni che hanno un che di spettacolare piuttosto che la palestra dove lavorano tutti gli altri, ce l'avrei per il prossimo anno, ecco, per voglio dire, secondo me non ha mai fatto la differenza il gradone, però ha fatto sempre colore, folklore, clamore, eccetera. Ma mica possiamo dimenticare che la squadra di Zeman correva talmente tanto che puntualmente nei secondi tempi beccava rimonte di 2, di 3 gol. Allora, diciamo, raccontiamola tutta la storia. Perché è vero, come dice qualche bravo collega, che Zeman comunque ha lasciato il Pescara più vicino ai play-off che non ai play-out. Però ce l'ha lasciato un po' di tempo fa e non sapremo mai cosa sarebbe successo dopo. Prendiamo per buono quello che aveva fatto allora. Se prendiamo quello per buono, Pillon già viaggia un po' più veloce. Quindi Zeman, Capone l'aveva accantonato, Pillon l'ha recuperato. Per Zeman Brugman non poteva fare il centrale. Pescara gioca meglio con Brugman centrale. Cioè, mettiamoci d'accordo su alcune cose e poi discutiamo. Dopodiché la storia di Zeman non sarò io a metterla in dubbio, che sia un valore universale per il calcio, per i valori più che per i risultati, ma anche per qualche risultato non si discute. Ma per favore basta questa storia che Zeman fa correre tutti, perché Zeman credo che abbia avuto più o meno gli stessi esoneri di Pillon. Sì. No, di più. Che poteva dire un attimo. Il suggerimento poteva essere il prossimo anno Pillon allenatore, Zeman preparatore atletico. Mi verrebbe da dire. Visto a me verrebbe da dire che Zeman non faceva il preparatore atletico perché ce ne ha uno. Comunque, a proposito di quel di come ha lasciato la squadra, Cosmi, che non è poi che si vuole pubblicizzare più di tanto, però gli è sfuggito. Bravo. O chi si occupa di numeri, statistiche, credo che lui abbia fatto punti da ottavo, nono posto da quando è arrivato all'Ascoli. Per cui lui potrebbe dire: io ho fatto un campionato da playoff, io. Però ricordiamoci perché l'Ascoli si trova in questa situazione, che non è Ganz il problema. È una campagna acquisti di Ganz cosiddetta doveva essere la soluzione, però è stato un problemino in più, ed è stato il mercato di gennaio, il mercato estivo, ma soprattutto numeri alla mano, i risultati alla mano, la sciagurata scelta di affidare la squadra a uno strano tandem che si è conosciuto dietro la porta prima di andare sotto i riflettori della presentazione, dove c'era
una bravissima persona, tutte e due bravissime persone, per carità, però ecco, uno che non aveva allenato come qualcuno, ha fatto delle battutacce, ma è la realtà, nemmeno la squadra del condominio. Posso fare una sottolineatura a questo proposito? Scusami per Luigi, approfitto che ci sia Andrea. Ho la sensazione che il presidente dell'Ascoli sia esattamente l'opposto rispetto al presidente del Pescara, almeno queste sono le informazioni. Sebastiani è uno che si occupa di tutto a Pescara, il vostro presidente invece si affida molto, anche perché fisicamente non è ad Ascoli, e quindi ti chiedo conferma di questo. Sì, sì. È uno che magari il soldino lo mette come per l'acquisto di Gazze. Lui l'ha detto, 5 milioni l'anno mi costa sta squadra di suo. Quindi... Però lui decide poco, si affida molto. Decide poco, però si affida totalmente a delle persone, come ha fatto da quando è arrivato, da quando è nato l'Ascoli Picchio, si è affidato completamente al direttore generale Lovato, poi si è affidato completamente al direttore generale che poi ha cambiato due o tre cariche in pochi mesi, da direttore generale a amministratore delegato, adesso è responsabile dell'area tecnica, vabbè, insomma, che è Cardinaletti, e poi c'è il direttore sportivo, ai quali poi, nonostante le critiche non della stampa, io parlo degli striscioni dei tifosi per la città, delle scritte sui muri, quindi no, diamogli anche spazio alle persone, a quello che dicono nella maniera civile, non ci sono stati attentati, sono delle scritte, delle disapprovazioni, dei cori, lasciamoglielo fare, almeno quello, e questi qui come premio, qualcuno l'ha vista come sfida ai tifosi, sono stati due contratti rinnovati poco fa, per cui queste due persone che ho citato, se hanno fatto bene o hanno fatto male non lo so, ma hanno un contratto che scade non quest'anno, ma gliel'ha prolungato. Una specie di piccola Inter di Moratti. Allora, pubblicità, torneremo tra pochissimo in diretta. 40 minuti, torniamo in diretta. Allora, stavamo parlando dell'Ascoli, non abbiamo un'intervista a Gans, ma abbiamo le parole di Canutè. Ascoltiamo. Lex. Frank, come state preparando questa partita col Pescara, fondamentale per la corsa salvezza? Ovviamente non mancano le pressioni, l'Ascoli non può sbagliare. Lo stiamo preparando benissimo come le altre partite, però questa è una partita più importante, diciamo, di quelle passate, quindi stiamo preparando al 1000%, diciamo, con massimo concentrazione e poi massimo impegno. Al Pescara potrebbe bastare un pareggio per ottenere l'aritmetica salvezza, l'Ascoli invece deve puntare a vincere, questo è il vostro obiettivo, senza fare calcoli, ottenere i tre punti all'Adriatico? Noi andiamo a Pescara per vincere la partita, non gli interessa uno spareggio, no? Un'altra cosa, noi pensiamo solo alla partita per vincerla, quindi andiamo lì per vincere la partita. Ci saranno tantissimi tifosi, saranno 1500, una spinta in più per far bene. Giusto, i tifosi sono sempre, sostiene sempre la squadra. Ora tocca a noi fargli vedere che anche noi ci teniamo tanto a questa salvezza, quindi daremo il massimo per portare i tre punti a casa. 11 presenze da quando sei arrivato qui ad Ascoli, che giudizio dai del tuo rendimento qui in maglia bianconera? Dai, mi sto trovando bene, solo che diciamo posso fare anche di più, quindi spero già da sabato dimostrare qualcosa in più. Il mister ti ha schierato sia da regista che da mezzala, qual è il ruolo dove ti senti meglio e dove ti disimpegni meglio? Io, diciamo, tutti i zoni del campo posso giocare, però mi sento più libero a giocare come mediano davanti alla difesa, che è il mio ruolo, diciamo, quello che mi piace più giocare. Abbiamo visto che sei molto abile anche nei calci di punizione, speriamo che tu ti possa sbloccare presto, anche perché l'Ascoli non segna su calcio di punizione da 3 anni. Ah sì? Non lo sapevo. Comunque sì, speriamo bene che sabato, già da sabato, posso segnare il mio primo gol. Il Pescara tu lo conosci molto bene, parliamo innanzitutto della tua esperienza con la maglia del Delfino, cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nel girone d'andata? Io all'inizio giocavo, solo che alla fine mi sono fatto male, quindi non sono più entrato, però alla fine mi sono trovato bene, quando giocavo facevo sempre bene, quindi alla fine mi sono fatto male, quindi è normale che giocavano quelli più in forma, diciamo. Tu conosci tanti ragazzi del Pescara, quali sono i loro punti di forza? Una squadra che ovviamente è cambiata dall'arrivo di Pillon, che ha dato maggiori sicurezze. Sì, con questa squadra, diciamo, ci hanno più giocate, diciamo, perché con questo allenatore Pillon che è arrivato adesso, la squadra gioca più meglio, quindi tutti sono liberi di giocare un bel calcio. È una squadra troppo offensiva, quindi dobbiamo stare molto attenti.
Come hanno detto sia il presidente Bellini che mister Cosmi, non si pensa ancora adesso ai play-out, l'obiettivo rimane la salvezza diretta anche nello spogliatoio, avete solo questo pensiero? Giusto, anche nello spogliatoio lo pensiamo sempre come in oro, vinciamo queste due partite, non solo contro il Pescara, anche contro il Brescia, vogliamo vincere questa partita, almeno fare 6 punti. Più non sarà possibile. Comunque abbiamo ascoltato Canute, ex del Pescara. Ora vediamo i messaggi, altri messaggi che stanno arrivando copiosi come sempre. Nuovo profeta da confermare assolutamente. Se non perdevamo tempo con Epifani andavamo ai playoff con Pino. Buonasera, volevo fare una domanda per il signore di Ascoli, quindi per il signor Ferretti. Come mai Ganz non gioca mai nemmeno da voi? Penso che l'abbia detto, ha già appena risposto, quindi andiamo avanti. Grande Max, oltre a... non riesco a prodigarti sempre nei confronti dei più deboli, anche questa sera stai dando del tuo meglio per esprimere opinioni sulla squadra della nostra città, oltre ad averla accompagnata e soprattutto incoraggiata sempre in prima fila nel settore della tribuna adriatica del nostro stadio. In bocca al lupo per tutto e sempre grande Max e forza Pescara. Quindi Massimiliano Pignoli ringrazia. Non va in curva, va in tribuna. Ah, ma non ce l'aveva con Allegri allora. No. La prossima stagione con Max Allegri. La prossima stagione Pillone allenatore, Zeman preparatore atletico. Gianni. No, non vale, ma copiato. Ha copiato, sì, Gianni, questa volta hai copiato. Parte gli scherzi, perché dobbiamo essere sempre noi a salvare l'Ascoli? Sabato tutti allo stadio, dobbiamo essere il 12° giocatore Nella. In campo. Nella. Vabbè, ma non so se è Nella Grossi oppure... Ma magari ci salva pure l'Ascoli a noi. Certo. Buonasera a tutti gli ospiti da Antonella, un solo pensiero e un solo grido per sabato. Vittoria e forza Pescara. Beh, penso che si possa concludere con un messaggio così benaugurante per la formazione biancazzurra. Ancora pubblicità, torneremo per l'ultimo giro con i nostri ospiti fra pochissimo. 23:50 minuti primi, torniamo in diretta. Allora, Benedetto, Pescara-Ascoli sarà la fine di cioè la certezza di questa salvezza e di questo campionato in Serie B da in un certo senso archiviare. Sicuramente tutti aspettiamo di terminare il prima possibile questo campionato. Sabato partita difficile, perché comunque i derby sono derby, cornice di pubblico importante, forse per la prima volta a Pescara si avrà un numero così importante di tifosi. Sinceramente mi sarei aspettato anche un'iniziativa da parte della società per cercare di coinvolgere più tifosi possibili con un prezzo dei biglietti, un prezzo simpatia, che di fatto poteva un attimo sancire definitivamente una nuova armonia ritrovata tra la piazza, la squadra e l'allenatore. Non è stato così. Comunque, nonostante tutto, la prevendita è buona, si sfioreranno le 10.000 presenze e questo speriamo, ecco, di concludere dignitosamente questa partita. Ma non dimentichiamo che dobbiamo anche far fronte all'assenza di Perrotta per squalifica, insomma situazioni che, sai, poi quando si parte per il pareggio si rischia di non prendere nulla, quindi bisogna scendere in campo per vincere, perché Pescara ha tutte le carte in regola per portare a casa i 3 punti e poi strada facendo il campo dirà realmente quello che le due squadre possono dire. Pignoli, potrebbe essere una fotocopia della partita con il Cesena, con un Pescara che cerca di raggiungere la vittoria e poi alla fine insomma si accontenta un po' del pareggio? Potrebbe essere, spero di no, perché noi tifosi ci aspettiamo veramente un congedo sicuramente migliore di quello che è stata la partita col Cesena, sicuramente una vittoria netta, larga sui numeri, perché è una squadra che comunque è in salute, che corre per 90 minuti e ripeto, anche per dare una soddisfazione a tutti quei ragazzi della curva che hanno seguito sempre durante l'anno la squadra, per cui penso... E ci sarà anche una bellissima coreografia. Sì, assolutamente,
Questo è un modo per ribadire ancora di più che Pescara è considerata oggi, anche in base al bacino d'utenza e quant'altro, una delle migliori tifoserie in Italia. Non lo dico io, ma lo dicono le statistiche, sicuramente in Serie B lo è. Quando è stato in Serie A lo era, perché ovviamente lo stadio era sempre stracolmo, e addirittura quando c'erano le trasferte vi erano degli esiti, ma non di 1.500, ma parliamo di 2.000-3.000 tifosi in trasferta. Per cui mi aspetto veramente un regalo da parte dei ragazzi, della squadra, e spero che sabato ci si dia il commiato con una bella vittoria larga e che possa dare ai tifosi una grande soddisfazione. Luigi Abete, che pensi di questa partita? Una partita difficile, però mi aspetto una vittoria, perché la squadra è carica, cioè la si vede già da come si allena, cioè già con la mente sono andati oltre a quello che poteva essere il baratro dei play-out, quindi penso che sia c'è un nuovo Pescara da quando è arrivato Pillon fino all'ultima partita di campionato, che sarà domenica, anche se credo che sabato il Pescara sarà a salvo. Andrea Ferretti, l'Ascoli partirà subito forte, giocherà alto oppure attenderà il Pescara? Io penso che faranno tutte e due le squadre, soprattutto il primo tempo si giocheranno la partita, entrambe, a viso aperto, come se fosse una partita di metà stagione. Poi il secondo tempo ragioneranno un po', però vedranno Ascoli, gli altri risultati. Pescara ha fatto dei passi falsi che l'ha portata a questa situazione, ma l'Ascoli sono freschissimi i passi falsi fatti, non doveva arrivare a questa partita così, perché sapeva di giocare a Pescara la penultima di campionato, il calendario non è che l'hanno fatto l'altro ieri, e allora l'Ascoli, se è arrivato qui, lo deve, è l'immagine di Cosmi. Io non avevo mai visto un allenatore che a fine partita rimaneva seduto in panchina con le mani sulla testa. Vabbè, non è una battuta, mi è venuta così. Però, perché a Chiavari vinci 1-0 in superiorità numerica, ti fai rimontare, poi la settimana dopo pareggi in casa con l'Avellino, e qui mi collego a quello che diceva lui di questa ipotetica mancata giornata biancazzurra, no? Come poteva essere questa, era perfetta, credo. Certo. E quella con l'Avellino doveva essere la giornata bianconera. Tutti allo stadio, biglietti a 1 euro, però non so se questo si può fare, quando lo vuoi farlo, se decide il Viminale, se decide la Lega, o se decide, perché adesso decidono pure come deve essere la Le società l'hanno fatto, per cui non lo so se fare. Ci sono dei limiti, Palermo, a Terni puoi giocare, non lo puoi fare sempre, però una volta non lo so, ci saranno dei parametri, ma chi può impedire a una società e allora fallo, ma allora fallo. Era la partita decisiva, l'Ascoli batte l'Avellino, è finito, e qui diventava il derby dell'amicizia, va, dopo 50 anni invece no, perché con l'Avellino, per una serie di circostanze, questa cosa non viene presa in esame, poi perché la società agisce in un certo modo nei confronti della tifoseria, che non è contenta della società, e mettiamoci pure della stampa, perché ci sono stati degli episodi nel corso della stagione come minimo antipatici nei confronti dell'informazione. Allora Luigi, guarda, diciamo, anche qui ci sono quasi gli stessi sentimenti tra i tifosi della società, insomma. Sì, beh, poi alla fine, girando, vedi che un po' le situazioni sono analoghe e sono simili. Guarda, la vittoria del Cesena con il Parma inaspettata ha un po' rivoluzionato la classifica sotto, nel senso che almeno apparentemente la quota salvezza si è un po' alzata rispetto a quello che si poteva immaginare, i risultati che potevano essere un po' logici. La vittoria del Cesena non è stato un risultato logico. Questo per dire che la partita di sabato è partita vera, cioè non partirà quella partita, scusate il gioco di parole, con l'idea, non è da calcio scommesse o da ufficio inchieste, ma sono quelle cose che sul campo accadono, ma questa non è una partita che partirà con la voglia di tutte e due le squadre di pareggiare. Certo, il Pescara ha meno da perdere rispetto al pareggio, ma secondo me l'Ascoli proverà in qualche modo nel primo tempo a vincere la partita, quindi ci aspetteremo
una partenza arrembante dell'Ascoli e che spererà magari di passare in vantaggio e di poter gestire la partita. Se ciò non dovesse accadere, il secondo tempo credo che l'Ascoli avrà un atteggiamento diverso e di conseguenza il Pescara magari nel primo tempo giocherà di rimessa, cosa che Pescara sa fare con Pillone. E nel secondo tempo invece io vedo già le squadre un po' più acquattate se si arriva sullo 0-0 su un risultato di parità, perché poi alla fine l'orecchio o l'occhio sarà, diceva Andrea, mi ha fatto sorridere, che le radioline di oggi sono i telefonini, ci sono anche le altre partite in concomitanza e quindi il risultato di Pescara sarà condizionato anche dai risultati che si avranno. Tra l'altro ricordiamo ricordiamo che le prossime partite delle due squadre, cioè il Pescara giocherà dopo la partita con l'Ascoli a Venezia, invece l'Ascoli giocherà in casa con il Brescia. Walter, siamo quasi alla fine del campionato, ci auguriamo di festeggiare comunque la salvezza giovedì prossimo, almeno quella matematica del Pescara, poi faremo un bilancio. E qual è il pericolo più grande per questa partita? Ma oddio, potrebbe essere quella di volerla chiudere in fretta. Io non credo in realtà che Pillon si lasci andare più del giusto. Non è allenatore che si arrocca, di solito l'avversario lo prende abbastanza alto, non altissimo. E, è possibile che nel primo tempo la partita sia, come diceva giustamente Andrea, più vera, dopodiché è naturale, questo è un campionato professionistico, non si gioca in riva al mare la sera scapole ammogliate, no? Ci sono delle partite in gioco notevole al di là della classifica in sé e della retrocessione di questo o di quello, ci sono anche storie personali e professionali importanti in gioco, carriere, quindi credo che alla fine dopo un po' gli allenatori e gli stessi giocatori terranno conto di altro e di tutto il contesto e quindi dispiace dirlo perché sembra come un negare uno spettacolo, ma io resto sempre del parere che lo spettacolo più bello è sempre quello che ti garantisci per l'anno prossimo, cioè di fare un altro campionato in Serie B e a certi livelli, per cui a un certo punto 40 minuti li puoi anche sacrificare alla, come si dice, alla ragion di Stato. Bene, siamo quasi in finale, un ringraziamento alle camere a Diego Martelli, al coordinamento di Naomi Polidoro, in redazione a Tatiana Conetti e Pierluigi Tarquinio, a Danilo Cinquino che è il regista di questa trasmissione. Grazie agli ospiti studio, grazie a voi che ci avete seguito con tanto affetto da casa e appuntamento giovedì prossimo alle 22:30. Buonanotte. Seguici.